Numerose le rappresentazioni del martirio di Cristo in Basilicata, anche a Potenza come in altri centri lucani, diverse le vie crucis, tra cui quella di Rione Cocuzzo, con circa 150 figuranti, e quella organizzata a Rione Francioso dalla Gesci, che quest'anno si è concentrata sui malati. Il Calvario dei Poveri Cristi, ogni edizione sceglie, ricordiamo, un tema diverso, su cui concentrare l'attenzione della comunità, non solo religiosa. Rione Cocuzzo è stato bloccato per un pomeriggio di riflessione sul messaggio del sacrificio e resurrezione di Cristo e la sua opera di evangelizzazione. La parrocchia della Santissima Immacolata da 15 anni ormai porta in scena gli ultimi istanti della vita di Cristo, coinvolgendo numerosi fedeli. Musica, luci, colori, per una via crucis capace di far rivivere intensamente il dramma del Salvatore. A precedere il Cristo una figura scura e beffarda, simbolo della morte che poi sarà sconfitta. Il Calvario dei Poveri Cristi ha percorso invece le strade principali di Rione Francioso, raccontando in ogni tappa la sofferenza di alcuni residenti del quartiere, che quotidianamente sopportano la croce della malattia. Una via crucis che prende spunto dunque dalla realtà e dalle esperienze umane vissute dagli ultimi. Il cammino di riflessione sui volti della malattia è poi terminato nella chiesa rionale di San Pietro e Paolo. Ad entrambe le rappresentazioni ha portato il suo saluto il vescovo di Potenza, Monsignor Agostino Superbo.